Anche qui cominciamo pian pianino a capire un po' le impostazioni, spero che non sia troppo osceno come video, che non sia fuori fuoco, che non sia nulla di tutto questo. Comunque, allora ho già applicato Primer Potion su tutta la palpebra e ho asciugato con una cipria normalissima, solo questa parte qui, la parte alta. Dove andrò a sfumare, perché altrimenti il Primer Potion mi renderebbe tutto molto appiccicaticcio e nella zona dove io devo andare a sfumare non sfumerei bene, ecco, il senso del discorso è più o meno questo. Come prima cosa prendo un illuminante, questo è Vanilla di MAC, e lo applico sotto l'arcata e all'angolo interno per creare un punto luce. Questo con un pennello così prendo questo colore qui ed è un grigio scuro e lo applico su tutta la palpebra mobile. Arrivati a questo punto prendo un pennello e do una lieve sfumata alla forma. Poi prendo questa mia palettina della Inglot e i numeri giuro che non ve li so dire perché sono tutti dentro e non riesco a tirar fuori le cialdine, ho paura di rompere tutto. E un pennello da sfumatura, faccio un mix tra questi colori qui, questi azzurri qui, questo è un ottanio scuro, questo è un po' più chiaro, cobalto, ottanio, non lo so, e altri due, faccio un mix e li vado a mettere nella piega. Più che nella piega, sopra, per dare giusto questo tocco di sfumatura. E vado molto leggera. Delineo la rima inferiore con questa matita qui, una matita azzurra della Urban Decay e si chiama Flip Side, era dentro una palette in edizione limitata, quella di Alice, eccola, il Book of Shadows di Alice in Wonderland ed è un bellissimo colore, lo vado ad applicare solo sotto per fare come da base e la sfumo un attimo. Perché poi con un pennello che non trovo, un pennello piccolino da sfumatura, faccio un mix tra questi due colori qui. Casino! E lo applico sotto. Lo applico con un pennello da sfumatura per ottenere proprio un effetto smoky. Collego qui. E vado avanti e indietro. Poi con una matita nera, rima interna e un leggero eyeliner che poi sfumeremo. Anche sopra. Pennellino e sfumo. Curvare le ciglia, mascara sopra e sotto. Per le ciglia sotto, inferiori, sto usando questo mascara qui della Dior, il Dior Show New Look, che avevo trovato in un vecchissimo L, e lo sto usando adesso, ho cominciato a usarlo adesso, sulle ciglia superiori fa abbastanza schifo. E quindi lo uso tipo bottom lash, mascara di Clinique perché fa veramente pietà. Stavo dimenticandomi, highlighter. All'angolo interno faccio un mix tra questi due colori qua, un illuminante shimmer e un bianco matte. Highlighter
Adesso vado a fissare il correttore, a pulire eventuali fallout, perché non avevo ancora fissato la base, e fisso la base. Io non ricordo assolutamente cosa ho usato sulle guance per quel video, perché mi ricordo che mi ero truccata tipo in 2 secondi, e quindi niente, faccio un po' di contouring con una terra, giusto un pelo per gli zigomi. Mentre sulle guance uso questo blush qui di Pupa ed è, oddio, il Very Vintage Blush Trio bla 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 ed era di una vecchia collezione. Prendo solo i due cosini, i due cerchi esterni perché quello in centro è un illuminante piuttosto glitterato e non mi va. Tra l'altro questo prodotto ha un profumo allucinante. Dicevo, siccome comunque è abbastanza, è piuttosto luminoso, non vado ad illuminare gli zigomi ulteriormente. Sulle labbra uso questo gloss della Clio for Pupa, il Momo Nude. Momo Nude? Non ne ho idea, però non so come mai mi ricordi Momo Nude. Comunque uso questo qui, è un gloss nude, non lo trovate più perché era in edizione limitata con la collezione di Clio. E questo qui è il trucco finito, il famoso smokey color ottanio, e spero che vi sia piaciuto, l'ho fatto decisamente meglio rispetto a quello dei video perché sinceramente ho ricevuto un sacco di complimenti, ma quel trucco lì non mi piaceva perché è veramente fatto molto male, ho un pelo. Niente, spero che vi sia piaciuto, ho un paio di domande da farvi, e cioè, io non dico tutti i nomi dei prodotti che uso, perché non lo so, mi sembra quasi di influenzare voi negli acquisti. Io non voglio influenzarvi troppo negli acquisti, nel senso, se voi vedete che uso, che ne so, facciamo caso che questa matita sia di Yves Saint Laurent, io uso una matita viola Yves Saint Laurent, magari uno mi dice, caspita, però Yves Saint Laurent costa tanto, sì, ho capito, però questa matita viola qui magari la fa Catrice, magari la fa la Essence, magari la fa la Kiko, di altri colori. Se io dico, prendo una matita viola e la metto, che ne so, come eyeliner, voi dite, ah ok, anch'io ho una matita viola ed è della Essence, uso quello, il risultato è lo stesso. Però voi mi avete detto che è scomodo andare sul blog, quindi io volevo capire, siccome io non voglio influenzare troppo, o non lo so, magari qualche ragazza si può sentire obbligata a dover comprare assolutamente, tassativamente la matita X, quando invece magari ci sono dei dupe e io uso la matita X perché ho la matita X. Quindi magari fatemi sapere voi come preferite e cosa preferite, tanto lo scopo del tutorial è secondo me, per i miei video, è dare lo spunto. E poi ognuno fa quello che vuole e prende spunto appunto dal trucco, eccetera, e lo ricrea con i prodotti che ha, con i prodotti simili. Cioè non è assolutamente necessario e indispensabile avere gli esatti prodotti che uso io, quindi fatemi sapere se preferite che io dica i nomi di ogni prodotto nel video stesso, oppure io dica semplicemente ho usato un blush aranciato, e poi come sempre, io questo non smetterò di farlo, sul blog metterò foto e comunque tutta la lista, perché penso che magari sia comodo avere già tutta la lista scritta per chi vuole andarsi a vedere appunto i prodotti nello specifico che vengono usati. Ah sì, anche un'altra cosa, spesso mi viene chiesto dei pennelli, che pennelli usi, che pennelli hai usato per la sfumatura eccetera. I pennelli che uso io, sì, ne ho di varie marche, se volete io vi scrivo nell'info box pennelli usati e metto le marche, però non sto a dire quello da sfumatura era della, quello della, era questo, no, perché sennò veramente non ne esco più. Fatemi sapere che se a voi è comodo leggere nell'info box pennelli usati, Sephora, Kiko, MAC, Sigma, che ne so io, oppure non vi interessa, perché se sto a dire adesso uso questo pennello per le guance, adesso nel video, veramente il video già durano abbastanza, i miei video non sono proprio rapidi.
se mi ci metto anche lì non ne usciamo più veramente, mi viene fuori un video di mezz'ora ogni volta e mi sparate se mi beccate per strada a un certo punto. Niente, quindi sondaggino per capire un po' come muoverci. E basta, vi mando un bacio grande, credo di aver detto tutto e basta, alla prossima, fatemi sapere così io dai prossimi video mi regolo. Un bacio a tutte, ciao!